Amici di Enjoy Television, questa sera al Vanità di Mantova riviviamo un po' delle emozioni di Ibiza dell'estate 2011, perché qui in esclusiva c'è il tour della Troia Ibiza. Amici di Enjoy Television, siamo al Vanità, questa sera la Troia da Ibiza, con noi la meravigliosa Marika. Ciao amici di Enjoy, come vedete già sto ridendo, nel senso è una bellissima serata. È una bellissima serata, ci sono gli amici della Troia di Ibiza questa sera e so che tu sei rimasta un po' così. Pazzeschi, mai stata ad Ibiza, veramente stasera il cuore di Ibiza si sta muovendo qui al Vanità di Mantova, fantastico. Già che tu mi stai dicendo che non sei mai stata di Ibiza, lo ammetto. Questa è una cosa molto grave, Marika. No. Ci verrò prossimo anno con Enjoy Television. Ci verrai con noi di Enjoy Television. Ti portiamo direttamente all'Amnesia a vedere lo spettacolo che fanno. Assolutamente sì. Grande Oscar Colorado DJ, grande sound. Parliamo di questa animazione della Troia invece, Marika. Sì. Beh, che dire, pittoresca come situazione, carini, belli, è carnevale? Marika, lasciati andare, lasciati pure andare, di quello che... Sono nudi ragazzi, sono nudi, come ve lo devo dire? Beh, gran bel vedere comunque. Sono belli, ma sono bellissimi, soprattutto sono molto simpatici alla mano, sono veramente molto carini. Abbiamo già detto altre volte, sono belli, sono trasgressivi, sono simpatici, ma sono dei grandi artisti, Marika. Soprattutto, tra l'altro, ho saputo che uno dei presenti è, oltre ad essere un grande attore, è anche la bella età, insomma, siamo a 74, Magari arrivarci così, mi sa che mi trasferirò di Ibiza. Enjoy Television, questa sera siamo tornati al Vanità di Mantova, con noi c'è Carmen, ciao Carmen! Ciao, un saluto a tutti! Per una serata importantissima e direi anche bellissima, io mi diverto sempre da matti, questa sera c'è la Troia di Ibiza, Carmen! Ben detto, sì, poi so che sono grandi amici tuoi e anche miei, perché siamo andati a conoscerli direttamente all'Amnesia di Ibiza. Vorrei proprio parlare della serata della Troia, Carmen. La serata della Troia è una serata un po' trasgressiva, una serata che non si vede tutte le settimane nei locali, perché come sappiamo durante l'inverno loro sono in tour in tutto il mondo e loro vengono... ogni inverno hanno la loro data, sia qui al Vanità che all'Anima a Treviso. Che serata è questa per voi che li ospitate? Ma guarda, in effetti è una data anche un po' così, direi, strana, ambigua, 2 dicembre. Solitamente li si fa ad Halloween, durante queste serate, e così abbiamo voluto dare una svolta, una ventata di animazione, come hai detto tu giustamente, più trasgressiva, ma non volgare, perché veramente il trasgressivo è proprio bello, piace, perché ringiovanisce la serata, dà quel tocco di fascino che non si trova in nessun altro locale, in nessun'altra serata, quindi diciamo che è anche un richiamo per un pubblico diversificato. La reazione del pubblico, perché io prima ero in mezzo al pubblico mentre loro stavano ballando e sentivo i vari commenti, ma tu che sei comunque a contatto con la tua clientela, quando fai una serata come questa, le reazioni quali sono? Soprattutto magari delle donne. Guarda, si sentono commenti dei più differenti, sicuramente li avrai sentiti anche te, ma comunque tutti positivi, perché anche le persone che sembrano le più pacate, le più che appunto non trasgrediscono, ma non che sia, come ho detto prima, una brutta parola, anzi, forse in una serata
dopo una settimana d'ufficio, frustrazione eccetera, si viene ad assistere alla Troia di Ibiza e si butta fuori. Forse è come aver fatto 2 ore di palestra, non so, come una serata all'insegna proprio del puro e sano divertimento, dove si urla, ci si bacia, ci si saluta, si beve qualcosa, ma comunque è sempre in senso positivo questo, ecco. Amici di Enjoy Television, siamo tornati al Vanità di Mantova e come avete capito questa sera è una serata dedicata tutta all'isola di Ibiza, c'è la Troia. È completamente diabolica, c'è la Troia inferno. Il Mascara non è la prima volta che siete qui, che una tua impressione sul locale che conoscete, conoscete la proprietà, conoscete il pubblico? La prima aggettivo che mi viene in mente è professionali, sono veramente fantastici, sono veramente molto molto perfezionisti. È più difficile per voi esibirvi in un club che è diverso dall'Amnesia? No, a volte forse è anche più divertente andare un attimino a sfidare e a tirare fuori qualche concetto diverso in un'altra città, magari è più una sfida. Anche perché magari ci sono persone che non hanno avuto l'occasione di vedervi a Ibiza. Chiaro, e quindi siamo un poco ambasciatrici della Troia nel mondo, porteremo tanto divertimento. Senti, ma le reazioni delle persone che non vi hanno mai visto, quali sono? Quali sono? Delle più svariate, dallo svenimento all'innamoramento. Stasera qui tra l'altro c'è una grandissima squadra della Troia, perché ci sei tu, c'è Oscar. Abbiamo Colorado. Abbiamo uno sputafuoco, una new entry fantastica. C'è Kid, Betty Davis in versione infernale, più che mai. Direttamente da Betty Davis! Venezuela! How are you? I'm very well, grazie. Poi c'è Kid, come dimenticare Kid. Hola Kid. Kid non parla mai. Kid fuggisce. Poi abbiamo Elliptica. Oh, Elliptica! Come stai? Hola, ciao. Un beso a Italia. Ecco, amici di Enjoy Television, questa è l'atmosfera che si sta creando qui al Mascara. Deve ancora cominciare tutto, per cui pensiamo stanotte alle 3 come saremo accesi. Io volevo lasciarvi con una frase. Vai, Chris. Dedicata alla Troia Infernal, lasciate ogni speranza o voi che entrate.